Signore e signori, buon pomeriggio. Campo sportivo Papa Giovanni di Camerone. Francesco, vieni, porta la tua. Incontro di calcio. Grazie. Atletico Pisciotto. E il Legusa. Posizione a favore del Legusati. Il Legusati si schiera dalla destra mia sulla sinistra la squadra del Pisciotto con una divisa verde nera a strisce. Legusati con la maglietta bianca bordeaux a strisce. Condizione per il Pisciotto. Vai ancora qua. Il via Manzo. La palla va fuori. Rinvio un po' difettoso di Manzo, ma la palla riesce ad arrivare a centrocampo, dove conquista di nuovo la palla quella del Pisciotto, dove finalmente arriva nelle mani di Gallo Bruno, portiere del Ligusano. Rinvio lungo. Combatte a centrocampo, il Pisciotto guadagna una punizione. Punizione ancora per il Pisciotto, un fallo di Pasca. Angelo Abate con il numero 4 delle Cusate. Il numero 10 Mautone sulla palla del Pisciotto. L'arbitro dice che fischia lui per la battuta con dei passi. Tutto pronto per la punizione. Vai più avanti. Tira direttamente in porta, ma Gallo Bruno fa sua la palla. Rinvio lungo di Gallo Bruno. Rinvio di Manzo, dove Aldo Saturno ribatte. Giovanni Chierichello cerca di far raggiungere la palla a Saturno, ma non ci riesce. La partita è combattuta a centrocampo. Tutte e due le squadre sono agguerrite. Vai Vittorio! Elio! Vai Vito, sai! Alla fine riesce a liberare Manzo, dove il numero 5 accompagna la palla sul portiere del Pisciotta, Cutri. Nulla di fatto, ancora si combatte sul cerchio del centrocampo. Rimessa per il Pisciotta. Francesco Manzo sulla palla.
punizione per il Pesciotta. L'arbitro fischia la remessa. Punizione su il numero 11, Mautone Francesco. L'arbitro dell'incontro è il signor Calatro Fabio, della sezione di Sale Consalino. Giovanni! Siamo arrivati al quinto minuto del primo tempo. Davanti, le squadre stanno solo 0-0. Tutto pronto per la battuta. Il portiere Gallo non ce l'ha fatta a tenere la palla e va in rete. Pertanto al sesto minuto il Pesciotta va in vantaggio. Vai Francesco, prestalo, non farlo girare! La palla va direttamente nelle mani di Chamon del Pesciotta. Rinvio lungo del portiere del Pesciotta. Da turno Angelo perde la palla, la conquista Manzo, dove la gira sulla destra ma va direttamente fuori. Abbate! Angelo! Non serve, no! Avanti! Portiere! Angelo! Punizione per il Lucas. Palla in alto. Cambia pure io con coppa sta faccia. Non ti sembra là. Girati, metta la palla pure lì a girare. La messa di Gallo Bruno. Va bene, vieni Francesco, va bene, dalla tua mano. Punizione per il Lucas. La batte Manzo Francesco. Tutto pronto per la battuta. Colpo di testa di Aldo Saturno, per poco va fuori. Rimessa di Cutrì Roberto, capitano del Pesciotto. Lo posso chiamare io il pallo gentilmente, grazie. Funzione per il Lecusano. La batte Aldo Saturno direttamente su Pasquale. Tira in porta ma la palla va fuori, ci sarà rimessa per il Pesciotta, dove il portiere Chamon la piazza sul dischetto, sulla linea di fondo. Sarà sempre il capitano a battere Cutrì. L'uomo, via l'uomo! Faccio, faccio, rimariva, ecco! Bravo, Giovanni! Invio lungo verso il portiere del Pesciotta.
Angelo, il mio di Pasquale De Luca. Tira a volo di Vittorio Saturno, ma la palla va alta sulla traversa. Ci sarà rimessa per il Pisciotto. La formazione del Pisciotto è Shamon, Greco, Enzo, Greco Carlo, Cutri Vito, Cutri Roberto, Cariello Giuliano, Di Blasi Gaetano, Palladina Angelo, Ruggero Elio, Mautone Valentina e Mautone Francesco. C'è una punizione per il Ligusano. Per esempio Mautone Carmano, Savastano Giovanni, stasera Agostino, Corradu, Gabriele, della Pepa Paolo e Tortora Andrea. Punizione per il Lucusato. Va direttamente un pallo di fondo. Ci sarà rimessa per il portiere del Pisciotto. È il solito Cutri alla battuta. Il capitano Cutri Roberto. Punizione su Angelo Abate e l'arbitro chiama punizione per il Lucusano. Discesa sulla destra è stato deviato il tiro. E allora io che veniva qui e tutto sta lì. Fallo del Ruocco Angelo. Alessà, subito, hai capito Ale? Ale, dalla subito là, sei lui, dai. E ancora a terra il giocatore del Pisciotto. Angelo, non aver paura, dai Angelo, dai, gioca più tranquillo, dai. In via la difesa delle Lecusate, dove ne riescono a liberare. Dai, combatte sempre a centrocampo. Saturno Angelo conquista la palla. Dove Pasquale De Luca dà sulla sinistra per Aldo Saturno, ma non riesce a trattenere la palla in campo. Rimessa per il Pisciotto. Il Manzo è sulla palla e Manzo la passa a Pasquale De Luca che rinvia dove va su Giovanni Gherghiello. Giovanni Gherghiello la passa a Pasquale De Luca dove viene ribattuta e va fuori. Ci sarà rimessa per il Lucusotti. Siamo arrivati al 14° minuto del primo tempo, sempre 1-0 per il Pisciotto. Gol al 6° minuto su punizione dove il portiere Gallo Bruno non ha tenuto la palla. Messa laterale di Pasquale De Luca. È stata ribattuta la palla e ci sarà calcio d'angolo per il Lucusano. Va Aldo Saturno alla battuta. Nicolas, vai che da lui, dai, Giovanni, stai più vicino.
Tutto pronto per il cross. Raso terzo. Un altro calcio d'angolo. Di nuovo la battuta alto. E gol. Ha segnato Vittorio Saturno sul calcio d'angolo al 15° minuto del primo tempo. Gran colpo di testa di Vittorio. Buona Vittorio, come stai scendo, vai Vittorio. Al 15° minuto del primo tempo il Lusate si è portato al pareggio. Non mollate, Angelo, scitate, tutti e due gli angeli. Vieni. Forza Luca. Francesco copre la palla, ma decide di... Anzi era Garofalo, Francesco decide di buttarla in fallo laterale. Rimessa per il Pesciotto. Girano la palla. Tira, ci sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Pesciotto. Il calcio d'angolo per il Pesciotto. E sulla palla sarà Mautone Pelandino alla battuta. L'arbitro controlla la posizione dei giocatori prima di dare l'inizio di gioco. Tutto pronto per la battuta. Di nuovo calcio d'angolo. Pronto per la battuta del calcio d'angolo. Giovanni, stai, stai. Bravo! L'invio di Manzo, dove combatte Pasquale Giovanni Chierichelli. Dalla palla Aldo Saturno. Aldo Saturno supera un avversario. Dalla palla in mezzo. E va a terra. Ecco Mattia Vittorio. Di nuovo pressione su Vittorio, da proprio dal limite. Due atterramenti consecutivi per il Lucusate. Il secondo l'arbitro chiama la punizione. Lì Vittorio con il sinistro può far male. Vittorio. Distanza, chiama la distanza, Vittorio! Chiama la distanza! Alla battuta, e penso che la batterà Aldo e Vittorio Saturno. L'arbitro intercetta, ma ci sarà calcio d'angolo per il Lucusate. Scendiamo tutto qua. Alla battuta del calcio d'angolo ci sarà Aldo Saturno. Siamo arrivati al 20° del primo tempo, le squadre stanno solo 1-1. Calcio d'angolo scossato di forza il giocatore delle Lucusate. L'arbitro è giudicato tutto regolare. L'arbitro è della sezione di Sala Consalina, Galatro Fabio. Il portiere Shanan
alla battuta. Batte Cutri. Vai Arturo, vai. Buona, buona, dai. Vai Canà, girati Canà. Vai, vai, vai. Angelo Saturno conquista una bellissima palla. E punizione per il Lecusati, ma questo è del Pisciotta. Non ci stanno. Alla battuta è Manzo e la passa, anzi era Angelo Abate che la passa a Manzo. Manzo lungo linea. Cross al centro di... Punizione per il Pisciotta. Punizione per il Pisciotta. Il numero 9 del Pisciotta, Ruggeri Elio, è stato atterrato. Punizione per il Pisciotta. Al 22esimo minuto del primo tempo. Ricusate 1, Pisciotta 1. Aldo, girati, Aldo, girati, prendi il 6, Aldo. Becco, prendi il 6. Jack, bene, Jack, vieni qua, Jack. Okay. Dai, 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 Giova! Tiro lungo del numero 4 del Pisciotta Cruti Vito. Rimessa per il Lecusate, dove batterà Manzo Francesco. Si combatte sempre a centrocampo, Giovanni Chierichella ha conquistato un bel pallone dove il numero 5 Cutri rinvia, ma rinvia sempre su un giocatore del Lecusate, Giovanni Garofalo, che viene anche atterrato. Ah, era il numero 2 Pasquale De Luca. Ci sarà la solita punizione di Vittorio Saturno col sinistro. Ventitresimo e 30 secondi del primo tempo, punizione per i Lecusati, dove sarà Vittorio a battere col sinistro. Si aggiusta la palla, l'arbitro Galatro con dei passi della sezione di Sala Consolini. Vittorio, tirala! Forte per la laterale! Tira forte un po' sto viaggio, Vittorio! Non telefonate! Batte Vittorio, anzi ha tirato Aldo Saturno una grande botta, ha sfiorato il palo. Rinvio lungo di Cutri. Rimessa per il Pisciotto. Sulla palla. Sulla palla. Si butta mano Garofalo Francesco e si prende una punizione. Sulla punizione da battere ci sarà Manzo Francesco. Invio del Pisciotto. Contropiede del Pisciotto, ma viene fermato da Pasquale De Luca. Rimessa per il Pisciotto.
in via delle Cusate, ma fanno buona guardia queste del Pisciotto. Il tiro piano che va sulle mani di Gallo Bruno. Ma Bruno, metta la porta, bro, me la porta andare. Il bio lungo di Gallo Bruno. Buona, buona. Attenzione per il Pisciotto. Dai, dai, Angelo Saturno fatto fallo. Metto, metta per la palla, metto. Francesco e Gaetano, ma scusa vicino a Elio. Alla battuta il numero 4 del Cutri, Vito. Direttamente sul portiere. Ci sarà rimessa. Manzo alla battuta. Direttamente il fallo laterale, rimessa per il Pisciotto. Rimessa ancora per il Pisciotto. Attenzione ancora per il Pisciotto. Fallo di Giovanni Chierichello. Giovanni rimane sulla palla, ma l'arbitro lo fa entrare in gioco. Alla battuta Palladino e il Pisciotto. Tira sempre in porta anche da metà campo. Falli salire, sali, sali, facce, Alessà. Alessandro, sali! Aspetta che si piazzano, poi rinvia Gallo. Alessandro, rimessa per il Ricusato. Ecco l'albero, l'altro della sezione di Sara Consolini. Possiamo farlo togliere qui. Rimessa per il Ricusato. È la battuta Giovanni Mastronardo che rinvia ancora su Vittorio. Vittorio sulla sinistra per Giovanni Chierichello, dove all'ultimo momento viene anticipato, ma guadagna un fallo laterale. Valla a battere, Giovanni, valla a battere, Giovanni. Alla battuta Giovanni Mastro Leonardo. Lasciala! Girati, girati! Sui piedi di Aldo Saturno, dove viene atterrato e viene richiamato il numero 4 del Pisciotto Cutri, Vito. Dai, torna subito, dai! Dai, dietro! Aldo Saturno è sulla palla. Dietro! Controlla in mezzo la situazione. Ecco che tutto pronto, l'arbitro guarda. Sta controllando al centro. Parte Aldo Saturno, ecco, batte. Parata del portiere, ci sarà calcio d'angolo. Dal lato opposto, sempre Aldo Saturno sulla palla. Trentesimo minuto del primo tempo, le squadre stanno sull'1-1, al sesto il Pisciotto su punizione, al quindicesimo Vittorio di testa, Vittorio Saturno, batte il calcio d'angolo, di rimessa, Giovanni, anzi Garofalo Francesco la butta fuori. Alessà, Alessà, recupera veloce, Alessà. Buono,
controlla Pasquale De Luca, ma non riesce a trattenere la palla in gambo, ci sarà rimessa per il Pesciotto. Tirati! Batte il numero 3, Greco. C'è anche Mazzo! Invio lungo di Cutrevito, il fallo laterale, ci sarà battuta per il Lucusate dove va Pasquale De Luca. Intercetta il numero 4 del Pesciotta, Cutri, e ci sarà un altro fallo laterale per il Lucusate, che la batte sempre Pasquale, dove la butta a centro, ma il portiere fa sua la palla. Chamon alla battuta. Angelo Saturno è sulla palla, dove viene intercettato e perde palla. Ha ammonito l'Angelo Ruocco dell'Ecusato per farlo sul centravanti del Pisciotta Ruggieri. Angelo! Angelo! L'altro Angelo! Angelo! E dai, quanti siamo, Angelo? Dai! Palladina sulla palla. Direttamente fuori. Ci sarà rimessa per il Lecusate. 32esimo minuto del primo tempo. Battuta di Manzo. Sali Francesco! Invio lungo di Cutri, dove sulla palla si avvendono due delle Cusate, controllano la sfera. Rimessa per Pasquale De Luca, fallo laterale. Gira là! Aldo Saturno controlla e la passa a Giovanni Ghirghello, ma non riesce il passaggio. Calma Giovanni. Giovanni Mastronardo rinvia al centro per Rocco Abate. Calma Francesco. Rocco Abate indietro per Manzo Francesco, che la gira a Pasquale De Luca. Pasquale De Luca scende sulla fascia destra, palla al piede, se l'ha allungata un po' e la perde, ma la riconquista Aldo Saturno, dove l'arbitro chiama una punizione per Pisciotta. L'arbitro va a richiamare Pasquale De Luca. Ecco che è arrivato il telecronista del Lecusate nel mondo live, Giovanni Gallo. Buonasera a tutti. E ben trovati con questo nuovo anno di terza categoria con il Lecusate, che dopo aver affondato la seconda categoria quest'anno si appresta ad effettuare la terza categoria. Ed ecco che oggi sta giocando con il Pisciotta. Siamo al 34esimo minuto del primo tempo, sull'1-1. 1-1. Fai un passaggio da palla, ma io apro. Mi ha parlato a Nazzo, però con criterio. Ecco che c'è un gioco fermo. Posizione per il Lecusate. Vai alla porta, vai al re. Si appresta a battere Manzo Francesco. Poi va la palla bene, tu capisci che va a pugiare così. Parte quella punizione, palla alta, intercetta il Pisciotta con il numero 2, Greco. Ancora Pisciotta, Giovanni, palla a palla, rimessa laterale,
rimessa laterale per il Licusati, ancora il Licusati con Giovanni che crossa in mezzo, attenzione, il tiro, palla fuori. Bella intenzione ma un po' il tiro scordinato. Qui c'è la Serie A. Rimessa dal fondo per il Pisciotto. Questa corta ma molto alta. Intercetta il Licusati con Nicola. Riprende palla il Pisciotto. La Pisciotto in avanti. Ancora Pisciotto. Attenzione! In aria è marcato, attenzione! Pisciotto Bruno! Grande parata! Istinto tecnico! Istinto tecnico! Al 36esimo minuto del primo tempo, grandissima parata di Gallo. Di Gallo Bruno, mio cugino, grande parata. E quindi calcio d'angolo per il Pisciotto, dopo il grandissimo intervento di Bruno a salvare la porta del Licusati. Angelo, buona, Angelo, buona là. Vediamo i uomini! Ecco che De Blasi e dalla bandierina, attenzione! Sottolinea il tiro! Falli calare, Bru! Falli salire, Bru! Falli salire! Gallo al rinvio! Il mio corto di Bruno! Falli salire prima! Ancora Nicolas! Palla fuori! Falli salire prima, Bru! Come serve che batte su? E sala, vai per il Licusati! Ancora Licusati qui! Cercare vittoria. Angelo, Saturno. Fallo su di lui. E fallo qui. Calcio di punizione per il Licusati. Ammonito il numero 7 del Pisciotto. De Blasi. Pasqua, Pasqua, sali, Pasqua. Sali! Canà, entra dentro! Sali. Sulla palla Angelo Ruo. Alla battuta. Menzione per il Licusati. Con molto dando la porta. Messa alta! Arbitro fischia. Palla al Pisciotto. Che il Pisciotto parte questo fallo. Cutri alla battuta. La Pisciotto in avanti. Giovanni. Vittorio, è pronto lui. Cade, attenzione. Aldo, Aldo, Aldo. Batterà Nicolazzi su. E qui c'è un altro calcio di punizione in favore del Licusati dopo il fallo su Vittorio. Aldo sulla palla. Aldo lo specialista sulla palla. Punizione molto vicina alla porta. Diciamo che Aldino è uno specialista da questi calci piazzati. Oh, Aldino, ci prova! E la rete! E la rete! Gol! L'avevo detto! Aldino l'ha azzeccato! È uno specialista! Al 40esimo minuto del primo tempo il Licusati va in vantaggio con Aldo Saturno. L'avevo detto, Aldino è sempre Aldino. Dai, cosa avevo detto? L'avevi già previsto, Giovanni.
Sali, Francesco, porta la coppa! Al 40° minuto il Lecusate si porta in vantaggio. Dai, pensami, dai! E il match riprende, quella pisciotta qui. Via, via! Ora fallo un giocatore del Lecusate. 9! I tifosi dicono che il numero 9 del Pisciotta Ruggeri ha dato una gomitata al nostro difensore. Io non ho visto. Va bene, non abbiamo visto, non possiamo giudicare. E intanto i nostri giocatori ne approfittano per dissetarsi. Ecco che c'è la punizione però per il Pisciotta. Vai. Punizione per il Pisciotta, eccola qui. Dai, intercetta però il Lecusate. E la palla va fuori. Rimessa per il Pisciotta. Un po' corta. Quella lì Lecusate però. Fuori. Rimessa stavolta per il Lecusate. La palla. Messa battuta. Quella Pisciotta prende la palla, avanza ma non ci riesce. Fallo di mano. L'ho già battuto. Bravo Nicolas, vai, puntalo Nicolas. Nicolas, che riparte, in aria. Nicolas. Avanti. Albero non fischia. Secondo il direttore di gara non c'è niente, quindi palla al Pisciotta per il rinvio dal fondo. C'è la stecca al rinvio. Vittorio! È in area! Ma viene murato e la palla va fuori. Palla fuori. Quindi sarà corner in favore del Lecusate. Fallo laterale. Ah, è fallo, scusate. Viene già battuto. E palla di nuovo fuori. Quindi fallo per il Lecusate, fallo laterale. L'arbitro fischia. Il controfallo. Quindi controfallo e palla al Pisciotta. Eccetto Nicola. Adesso del Pisciotta. Aldino. Per Vittorio si appresta al dribbling. Nicolas. Il doppio fischia e ferma il gioco. Punizione per il Pisciotta. Giriamoci. 30 secondi alla fine del primo tempo. Vediamo se dai il recupero l'arbitro. Fallo laterale per i Lecusate. Cambia, Aldino. Questo fa. Lecusate qui. Vai, ha intercettato quella Pisciotta. Dai, a Cioletto. Palla fuori. L'arbitro. Sul 45° minuto fischia la fine del primo tempo, dove il Lecusate conduce per 2-1.
al sesto minuto, gol del Pisciotto su punizione al quindicesimo, il pareggio delle Lecusate con Vittorio Saturno con colpo di testa e il quarantesimo punizione di Saturno Aldo direttamente in porta. Signori, ci risentiamo al secondo tempo, adesso vanno a prendere tutto un bel tè caldo, a dopo. Sta per iniziare il secondo tempo di Lecusate Pisciotta. Ricordiamo che il Pisciotta è in Lecusate è in vantaggio per 2-1 con gol di Vittorio e Aldino su punizione. Palla al centro. Sulla palla il Lecusate con Vittorio. Partiti. Ora Aldino, ora il Pisciotta con Mautone, palla a Ruggeri, Ruggeri attacco, fallo su Vittorio, quindi anzi no, c'è un altro giocatore, si tratta di Cana. Cana rimane a terra. Si è rialzato, ma sembra che sia tutto a posto e quindi il match può riprendere con la punizione per il Lecusate. Abbatte Aldino, attenzione. La prende Pasquale. Giovanni. Ancora fallo su Mastro Ronaldo. Resta a terra e viene richiamata la panchina. Giovanni, Mastro Ronaldo è a terra. E quindi entra Saber. Portare un po' d'acqua c'è un non sembra che non sia nulla di grave. E l'arbitro sta controllando un po' la situazione, però non nulla di grave, e infatti si sta pian piano rialzando e molto probabilmente può riprendere il match. E quindi rimessa per il Pisciotta. E quindi palla al nostro portiere Bruno per il rinvio. Alla battuta Manzo. Manzo. Era per la sera. Aldino. C'è il Pisciotta, Cana contrasta lo contrasta Aldino, e riprende palla. Aldino. Se ne va, perde palla, ancora Pisciotta qui, Ruggeri. Il rinvio lungo di Gallo, in fallo laterale. Fallo per il Pisciotta, battuto, con la Pisciotta. Tira! Palla fuori. Quinto minuto del secondo tempo.
palla nelle mani di Bruno Gallo per il rinvio. Rinvio corto. Ancora le accusate qui. Che avanza. Giovanni. Per riprende palla il Pisciotta qui. Palla ancora fuori. Arbitro il signor Galatro di Sala Gonzolina. Battuta del Pisciotta sul calcio di punizione, mischia in area di rigore, tutta la punizione intercetta il Licusati con Pasquale. Ancora Pisciotta, cerca il tiro dalla distanza, ancora Pisciotta, Pisciotta ma riprende la palla il Licusati con Manzo. Ancora Licusati, altra palla con la Pisciotta, ci prova ma la palla è detto dal nostro portiere Bruno, una saraginesca. Ecco che il che Manzo si appresta al rinvio dal fondo. Ancora contrasti, ma riprende palla il Licusati, ma la palla è nuovamente fuori e quindi si sarà rimessa per il Pisciotta. Ora Pisciotta, altro fallo, punizione per il Pisciotta, quindi se ne è battuta, intercetta Manzo, attenzione qui in area, esce Bruno e la grande parata. Ecco qua, c'è fuori, mi fa sorprendere Bruno, aveva calcolato fuori pareggio del Pisciotta. Pareggio inaspettato del Pisciotta dopo che il nostro portiere Bruno aveva visto la palla fuori. Perché all'inizio aveva preso una palla in uscita. All'ottavo minuto il Pisciotta è arrivato al pareggio. Bruno Gallo, il portiere delle Cusate, ha calcolato fuori la palla. Ebbene sì, si pensava che la palla fosse andata fuori, invece si è fatto dalla palla che invece è andata in rete. Vabbè, il match è ripreso sul pareggio. Ancora Aldino per Nicolas. Nicolas, ma Nicolas, splendido Nicolas. Manzo, ancora Pisciotta. Ancora riprende palla il Licusati, però l'arbitro che fischia. Fuori gioco, quindi palla al Pisciotta. Nicolas, ancora Nicolas, 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 da Nicolas, splendido Nicolas, è in aria, è in aria, la dai in mezzo. Presunto fallo di mano che l'arbitro non ha visto. Scemo,
Vabbè, diciamo che l'arbitro non ha visto il fallo di mano, che nei confronti degli accusati era molto molto evidente, però Pisciotta ancora riprende con questo fallo. Ecco che dalla panchina si sta riscaldando un altro asso del calcio cusitano, il ormai asso Saber. Vediamo che sarà pronto ad entrare. Quindi sarà una questione di minuti quando oramai Saber sarà in campo. Attenzione, un altro rischio in aria qui per il Ricusati con la Pisciotta. Pisciotta, splendido Angelo, ma ancora Pisciotta. Pisciotta, ma stavolta Bruno Gallo è pronto. Ancora Pasquale, Aldino, Aldino, attenzione, Pasquale, Canà, Aldino, Vittorio, per Nicolas, è solo! È rotto! È rotto! È fuori gioco. È rete! Sì, rete! Al 12° minuto del secondo tempo, il Cusati si è portato in vantaggio. Il Cusati 3, Pisciotta 2. Gol di Giovanni Chierichello. Gol. Quindi gol di Canà, gol di Canà. 3-2. Vamos! Parte il match con il Pisciotta, numero 4. Q3 riprende con Angelo, prende palla il Pisciotta, ancora il Pisciotta con Di Blasi, poi intercetta Manzo per il Licusati, ancora Aldino, fallo qui. Quindi fallo in favore del Licusati. Sulla palla Manzo. Cercare qualcuno, ma intercetta il Pisciotta con Greco. Pasquale. Fallo sul 9 del Pisciotta su Ruggeri, quindi punizione per il Pisciotta. Ecco che lo stesso Ruggeri è sulla palla. Attenzione, battuta, la punizione in area. Ancora qui Pisciotta, ma c'è Manzo sulla palla, ma il Pisciotta riprende palla, è in aria, murato, e quindi corner per il Pisciotta. Quindi calcio d'angolo per il Pisciotta, Di Blasi, alla bassa intercetta Nicolas, ancora però Greco del Pisciotta che tenta il tiro ma viene murato.
palla di nuovo al promozione per il Pesciotto. Eh sì, ci sono una piccola incomprensione. Ora la palla è del Pisciotta e sulla palla vi è Palladino Angelo del Pisciotta sulla punizione. La Pisciotta intercetta ancora Licusati qui. Canà attacca la palla, attacca molto bene Pasquale in scivolata. Quindi rimessa per il Licusati, la palla, il solito Manzo. Parte Manzo, inizione alta per Canà, riprende però Cariello, ma ancora Licusati, la palla Nicolas, il destro, palla alta e quindi rimessa per il Pisciotta. Cambio nelle file del Pisciotta, entra il numero 15 Rasera, mentre per il Licusati uscirà Canà ed entrerà Saber, grandissimo fuori classe. Quindi l'ingresso di Saber in campo si fa subito sentire. Eccolo qui con il 13, ma la palla è di Giovanni Mastro Leonardo, ancora splendido, ma la palla è nuovamente fuori. E ancora la palla fuori. Quindi rimessa per il Licusati, questa già battuta, fallo sul Ruggeri del Pisciotta e quindi ci sarà una punizione per il Pisciotta. È pronto Ruggeri, all'alta, attenzione, piccolo qui, un piccolo brivido perché da qui sembrava dentro, ora la palla è fuori, quindi non c'è alcun problema. 18° minuto del secondo tempo, 3-2 per il Licusati. Manzo al battuto del rinvio, parte Manzo, intercetta il Pisciotta, splendido col Mautone. Autone! Ma Bruno, il nostro portiere, è sempre attento. Ok, allora rinvia avanti e si riprende con il match. Ancora Pisciotto in mezzo con Palladino. Palladino vince il contrasto, la palla è fuori. E quindi rimessa dal fondo per il Licusati con Manzo Francesco. Ancora il Pisciotta però con Cutri ancora. Ancora Licusati qui. Aldino splendido che avanza, Aldino per Saber, eccolo qui, palla fuori,
Saper alla battuta. Vittorio che ha perso l'attimo. Il Pisciotta ha avuto la sua palla e quindi Di Blasi ha buttato la palla fuori. Si è partita con la rimessa del Licusati con Giovanni. Ora Giovanni splendido, ma riprende palla Cariello. Pasquale intercetta però. Altro fallo qui per il Pisciotta. Sulla palla Cutri. Cutri, ma il portiere Gallo controlla con attenzione la palla e la lascia scorrere fuori. Rinvio dal fondo, è pronto Manzo che rinvia, intercetta Mauto, la palla ancora fuori. Vittorio, ancora Vittorio qui. Vittorio avanza, guarda Nicolas, gli dà la palla Aldino, ma non c'è nessuno in aria e quindi palla al Pisciotta col portiere Cianun che rinvia. Ancora Licusati qui, arbitro fischia, quindi palla al Pisciotta con Di Blasi. Altro cambio del Licusati, entrerà Caputo Nicola ed uscirà Giovanni Mastolonardo. Ecco che Nicola Caputo è in classe 97, esordisce con il Licusati quest'anno. Cecchino, che cosa ne pensi di questo giocatore? Può far bene? Come può far bene? Il gioco è ripreso. E quindi il Pisciotta sulla palla. E palla ancora fuori, quindi si attenderà il fallo laterale che sarà per il quindi questo fallo che sarà per il Pisciotta. La palla Cariello. E quindi se ne è battuta, attenzione, ci prova, la palla va fuori per il Pisciotta. E 33esimo minuto del secondo tempo. Calcio d'angolo per il Pisciotta. Che Ruggeri è pronto dalla bandierina. L'ha battuto ma Ruggeri sbaglia e quindi palla. E quindi palla al Licusati con questo rinvio dal fondo. Quindi è pronto Manzo, il quale Saber
Vittorio, ma il Pisciotta intercetta, riprende palla ancora il Pisciotta. Murato però, quindi ancora fallo sul di su Manzo, dal numero 8 del Pisciotta, quindi Mautone. E quindi Manzo alla battuta. Punizione per il Pisciotta. L'arbitro interrompe il gioco. Quindi Ruggeri alla battuta. De Ruggeri accetta Aldino dell'Icusaia. Aldino, splendido Aldino, splendido. Aldino. Ancora un contrasto però. Aldino a cercare Vittorio, la dà Saber. Ancora Saber che non ha capito un po' le intenzioni. Rossi in mezzo per Caputo. Eh sì, questo ragazzo ha delle buone intenzioni, però non ha inquadrato la porta. Rinvio dal fondo del Pisciotta. Autone alla battuta del Cetta. Vittorio, ancora Vittorio, Vittorio per Nicolas, 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 fallo su Nicolas e quindi punizione per il Licusati. Palla non molto distante dalla porta. Siamo arrivati al 27° minuto del secondo tempo. La palla Saber, lo specialista, uno degli specialisti del Licusati. Saber ci tenta quasi a cercare la porta, quindi palla fuori e rimessa dal fondo del per il Pisciotta. Ancora Saber per Nicolas. Nicolas Caputo per Pasquale. Pasquale di Luca. Pasquale avanza. Offside. E quindi palla al Pisciotta. E quindi rimessa dal fondo per il Pisciotta con Palladino. Palladino a cercare qualcuno, ma c'è un giocatore a terra del Licusani. Si tratta di Luca Pasquale e quindi credo si stia rialzando. Quindi ancora
Licusati qui. Caputo! Ma intercetta il Pisciotta. La riprende Vittorio. Per Nicolas. Sulla fascia, Nicolas. La vuol dare in mezzo, Nicolas. Nicolas. Ah, troppo passa però. Caputo. Ancora Caputo. Niente da fare, riparte il Pisciotta. Ma la palla la riprende il Licusati. Altro cambio nel Licusati. Sta per dare Niki Niki, un altro esordiente insieme a Caputo. Quest'anno, lo ricordiamo, il Licusati sarà la squadra della rivoluzione. Il prossimo ad entrare sarà Niki Niki. Domenico Vincelli in arte Niki Niki. Arbitro! 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 Arbitro, cambio! C'è un gol. Vittorio, vieni. Uscirà Vittorio ed entrerà Domenico Vincelli in arte Niki Niki. Come ricordiamo, quindi oltre alla munizione di Manzo entrerà Niki Niki, che entrerà al posto di Vittorio. Quindi è entrato il numero 15 Domenico Vincelli in arte Niki Niki, per noi e per tutti. Intanto punizione per il rinvio dal fondo del Pisciotta e pronto Di Blasi intercettare, però prende palla Palladino, attenzione Angelo, Saturno, attenzione qui. E qui il Pisciotta, attenzione, rimessa laterale per il Pisciotta, già battuta, intercetta il Licusati, quindi palla a Saber. Dall'altra parte c'era Niki Niki. Pasquale. Che commette fallo. L'arbitro si è messo a munire. Diciamo che si è messo ad ammonire un po' troppo, e quindi potrebbe richiamare l'attenzione dei giocatori, però l'arbitro ha espulso Pasquale Rocco perché lo voleva proprio cacciare. E è stato espulso per potreste, ma Giacchino, come appena ho fatto di dire, l'arbitro Pasqua, ma che cazzo fai Pasqua? L'arbitro poteva richiamare l'attenzione dei giocatori e quindi, non volendo, ha espulso per proteste Pasquale Di Luca. Quindi siamo con uno in meno. Siamo al 33° minuto del secondo tempo. Con il Licusati che si trova con un uomo in meno sul 3-2, e quindi dobbiamo cavarcela un po' da soli, dobbiamo un po' resistere, ecco quelle, diciamo, la ultimo uomo. Signore, ultimo uomo quello, signore.
E quindi ecco che l'arbitro quindi altra punizione per il Licusati, palla molto distante dalla porta. Si suppone che a calciare sia ancora Saber, lo specialista. Saber, Murato Saber. Ancora qui Aldino. Caputo! E palla al portiere Cianun. Ecco che rinvia Cianun. Quindi ancora Pisciotta qui. Ora Pisciotta. Niki Niki. E ancora Pisciotta con Cutri per Ruggeri. Ruggeri in area, intercetta Aldino. Aldino per Angelo che riparte. Angelo per Caputo, per Niki Niki. Quindi ancora Pisciotta, intercetta Angelo. Per Angelo. E ancora Pisciotta con Ruggeri. Cutri. Cutri per Cariello. Ancora l'arbitro fischia punizione per il Pisciotta. La posizione invitante. E certamente una posizione molto invitante dalla porta di Bruno. 37esimo minuto, secondo te. E quindi siamo sul 3-2. Ricordiamo che il Licusati ha un uomo in meno per l'espulsione di Pasquale di Luca. Palla è molto lontana. Ma senza barriera, no? Ma però Bruno è sicuro e blocca la palla. Ecco che il rinvio. E quindi rimessa per il Pisciotta. Controfallo però. Palla al Licusati. Cercare Niki Niki. Ancora il Pisciotta con Greco. E Greco, Greco, Greco. Ma intercetta Aldino. È stata già battuta. E quindi si ripartirà con il Pisciotta alla rimessa. E ancora Pisciotta. Q3.
Cutri. Mautone, Mautone. Lo 6 in mezzo, attenzione. Attenzione in area. Ma il Pisciotta è ancora in area. Ancora il Pisciotta che ci prova. Ma la palla va fuori. E quindi ultimi 5 minuti di partita più recupero. Siamo arrivati al 40esimo del secondo tempo. Sempre sul 3-2 per il Recusati. Però è sempre un uomo in meno. Ma il Pisciotta sta attaccando. Attenzione, Pisciotta ancora. E qui devo dire che Bruno ha effettuato un intervento davvero fuori classe. E quindi rimessa dal fondo per il Licusati, si appresterà al rinvio. Manzo per Caputo, per Angelo, ma il Pisciotta con Cutri intercetta. Cutri ancora. Cutri ci riprova ma non ci riesce, quindi palla fuori, rimessa per il Pisciotta, intercetta Angelo. E quindi c'è un giocatore a terra del Pisciotta. Tratta di Mautone. E credo si sia rialzato. E quindi nulla di grave, quindi si attende solo l'esito Pisciotta. Torna la palla a Licusati, quindi il match può riprendere. Siamo arrivati al 42esimo minuto del secondo tempo. Quindi 3 più recupero alla fine. Ed ancora Pisciotta. Ma il Legusati è a coniugare la palla. Nicolas. Saber. Perde l'attimo dove all'inizio sembrava che fosse in ottima posizione, però dopo si è un po' perso per la via, possiamo dire. Ma il Legusani ancora a difendere e il Pisciotta ad attaccare. Ancora qui ultimo minuto di partita, quindi si attenderà solo l'esito del recupero, dei tempi di recupero per il match che l'arbitro si appresterà ad effettuare in questo arco di tempo, mentre il match sta continuando, possiamo dire. E quindi il
punizione per il Licusati da una posizione molto distante dalla porta, difesa da Cianun. Quindi 3 minuti di recupero, 3 minuti di recupero. Quindi Aldino, l'arbitro ha dato 3 minuti di recupero. Ah, quindi 3 minuti oltre il 90° minuto per il match di quest'oggi. Ancora Nikiniki. Nikiniki, Saber intercettato davanti a quella porta. Cosa ti hanno mangiato? Picchiala! Palla fuori. E quindi palla al Licusati per la rimessa laterale. Numero 9 del Pisciotta è stato ammonito. Ah, quindi è arrivata anche un'ammonizione per il Pisciotta al numero 9, Ruggeri Elio. Questa battuta, attenzione. Ma palla al Pisciotta per la rimessa. Ultimo giro di lancetta per il match. Ricordiamo che il Licusati ha un 9 in meno e deve assolutamente resistere per questo minuto affinché possa portare a casa questi 3 punti davvero preziosi. Fa niente che Manzo abbia ricevuto questa ammonizione, però come stavo dicendo il Licusati non deve mollare la presa e deve resistere per questo ultimo giro di lancetta e quindi ottiene persino questa punizione e quindi può tirare un... Quindi possiamo avere un minuto di sollievo. Quindi batte Aldino, cercare Nikiniki, ma la palla va fuori. Ricordiamo che il match sta per terminare. Maldino, splendido Aldino, fuori gioco. Ancora il Pisciotta con il numero 6 Cariello. Ricordiamo, non dobbiamo mollare assolutamente. Non dobbiamo mollare assolutamente. Il Pisciotta sta attaccando. Un altro minuto di recupero, ha dato un altro minuto, vai. Ah, ha dato un altro minuto di recupero. Quindi da 3 siamo a 4, quindi ennesimo giro di giro di lancetta per il match e vai così, palla fuori e quindi palla al Licusati con Manzo, ecco, e finisce qui
Nicosati batte 3-2 il Pisciotta e conquista i primi preziosissimi punti di questo campionato di terza categoria. Signore e signori, buonasera da Gioacchino Cavaliere e da Giovanni Gallo. Alla prossima, da Nicosati nel mondo live.